Ciao a tutte ragazze, bentornati in un nuovo video. Siamo tornati nella mia stanza di YouTube, chiamiamola così, però le luci sono leggermente diverse perché sto filmando di sera, quindi spero che la luminosità sia sufficiente, non sia troppo fredda né troppo calda. Questa è la prima volta, quindi speriamo che vada tutto bene. Come preannunciato nello scorso video, che ho girato in una camera d'albergo mentre ero lontano una notte e in cui vi mostravo il contenuto del mio beauty case, vi lascio da qualche parte il video, vi avevo accennato che avevo fatto qualche acquisto. In realtà ne ho fatti altri anche il giorno successivo e quindi eccomi qui per mostrarvi tutto quello che ho comprato con i saldi. Effettivamente i miei acquisti si sono svolti tutti tra il 14 e 15 febbraio, quindi relativamente tardi con i saldi, però purtroppo o per fortuna con la nuova casa, insomma, gli acquisti principali li stiamo facendo nell'arredamento, nel viverci, quindi spesa alimentare, per cui non avevo ancora avuto modo né tempo di andare a fare qualche acquisto per me. Però devo dire che anche se non ho speso molto, perché effettivamente ho fatto degli affari, ho comprato delle cose veramente molto carine, quindi ora mi immergo a prendere i vari sacchetti e vi mostro tutto. Il primo acquisto l'ho fatto da Oysho. Ero entrata per vedere un po' di intimo perché effettivamente dovrei buttare parecchi reggiseni, ma nonostante ne abbia provati due o tre che non erano esattamente la vestibilità adatta a me, sono finita, ahimè, o meglio, per fortuna mia, perché a me piacciono questi acquisti, in una cosa morbidissima e carinissima. Si tratta di una felpa di Pile, fatta così, con questa grande balena e le maniche tutte pelusciose. Le vedete qua. Ho trovato una taglia piccola, 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 anche se in realtà la vestibilità è molto grande, perché mi alzo un attimo, vedete che comunque mi è piuttosto larga. E niente, l'ho provata, è morbidissima, caldissima, carinissima, e quindi questa è una felpa che userò anche adesso per stare in casa come tuta, diciamo. Ed eccola qua. Ho preso una taglia appunto piccolina perché è un XS ma veste molto larga, e da 22,99 euro l'ho pagata 7,99 euro con ben il 65,24% di sconto, quindi direi un affare. Poi casualmente sono entrata nel negozio di Motivi. Motivi è un negozio che mi piace molto perché fa cose abbastanza classiche, abbastanza eleganti, così girly come si possono definire, però non ci vado quasi mai perché spesso e volentieri queste catene un pochino più classiche hanno taglie abbastanza grandi, quindi partono dalla 42, 40 e non sempre sono cose della mia taglia, insomma. Quindi normalmente non ci vado all'interno, però appunto essendo in questo centro commerciale, vedendo altra gente dentro, ho detto vabbè, facciamo un giro e vediamo che cosa è rimasto. Ed effettivamente a tutte le ragazze, lo dico a tutte le ragazze che sono piuttosto magre, fateci un giro perché ci sono anche taglie molto piccole, e con i saldi o va tanto bene o va tanto male, nel senso che o ci sono tutte le taglie più grandi o tutte le taglie più piccole, e io devo dire che ne ho trovate parecchie di taglie piccole. Infatti ho provato tantissimi capi, ovviamente tanti non mi andavano, comunque non mi stavano bene o non mi convincevano per il prezzo, però tre pezzi mi stavano particolarmente bene e quindi li ho acquistati. Allora, il primo, che è forse il più noiosetto, è questo paio di pantaloni fatti in questo modo. Sembrano un po' dei leggings perché comunque sono elasticizzati, però appunto hanno questo motivo così, con questi puntini un pochino a pois, e dietro hanno le taschine fatte così, quindi insomma, voglio dire, sono insomma elegantini da sera piuttosto che da ufficio, e sotto terminano appunto, sono abbastanza corti ma hanno anche una zip al di sotto. Sono molto comodi, sono della mia taglia, quindi sono stata contenta appunto di averli trovati, e questi sono costati
Allora, erano scontati del 30% e quindi sarebbero costati 41,30 euro, ma quel giorno c'era un extra sconto del 20%. Non sono costati pochissimo, però devo dire la verità, a me capita di rado di trovare dei pantaloni che mi stiano veramente bene, perché spesso magari mi sono comunque larghi in vita oppure stretti nelle gambe. Questi erano perfetti e quindi ho, insomma, li ho acquistati volentieri, anche se magari non costavano i prezzi piccolissimi che si trovano adesso, 10 euro, 15 euro, insomma. Poi un altro paio di pantaloni, questi sono effettivamente più sfiziosi e mi sono piaciuti tantissimi, anche questi mi stanno veramente benissimo, sono loro. Sono fatti così, sono quelle vestibilità vita alta, hanno un fascione fatto in questo modo, con la gamba larga a palazzo. Io di solito non li porto perché tendono a rendermi ancora più magra e quindi non mi piacciono, però questi sono molto belli come fantasia, secondo me. Sono leggeri, quindi non sono in realtà invernali, questo sicuramente era un capo autunnale, ma io punto a utilizzarlo appunto in primavera. E niente, mi piacciono veramente tantissimo perché sono veramente molto eleganti, molto particolari, quindi con una blusa magari o nera o rossa, ma io tenderò probabilmente a fare un bianco sporco, la indosserò molto molto volentieri. Anche questa è una taglia piccolina, qui ho fatto un super affare perché costavano 79 euro, erano scontati del 70% a 23,70 euro più l'ulteriore 20%, quindi li ho pagati veramente pochissimo. E ripeto, mi stanno bene, devo solo farli accorciare perché sono piuttosto lunghi. Poi l'altra chicca, che in realtà chi mi conosce bene ha già visto qualcosa di simile nel mio armadio, meglio identico, è un giacchino di pelle ed è lui, eccolo qua, è fatto così. Allora, io in video spero che capiate anche il colore, perché in realtà è un color tortora, non è particolarmente freddo grigio come forse vedete voi, è più caldino. Ecco, da qua forse lo vedete un pochino meglio, e ha questa vestibilità, ovvero è molto sfiancato, ha questa cerniera dorata e niente, io ce l'ho identico nero, però manca qua la cerniera ai polsi, è un po' più sottile, quello che ho un po' più leggero, però io lo porto molto volentieri sui vestitini. Questo essendo un po' più pesante e anche di un bel colore, diciamo, da tutti i giorni, questo lo posso portare anche magari in primavera, la sera o quando fa un po' più fresco d'estate, e anche questo mi piace tantissimo. E questo costava 79 euro, scontato del 50, 39,50 più l'ulteriore sconto del 20%, e in tutto ho speso 83 euro di questi tre capi, quindi non pochissimo, però ripeto, sono tutte cose che mi stanno proprio a misura, sono cose particolari, quindi non cose comunque scontate, quindi sono stata molto contenta di averle acquistate. Poi sono passata da Stradivarius, dove praticamente non c'era più nulla, e questa cosa mi è un po' dispiaciuta, però allo stesso tempo anche no, nel senso che Zara, Stradivarius, ha sempre tutta la roba molto confusionaria e non mi piace acquistare in quel modo, quindi visto che c'erano pochi capi ho fatto anche molto presto, e in realtà ho fatto due acquisti che non c'entrano niente con questa stagione, ma visto il prezzo, cioè... Non me le sono lasciata sfuggire. Allora, si tratta di due vestitini che ho immaginato per andare in spiaggia, quindi sono fatti allo stesso modo, cambia solamente la fantasia. Uno è questo, quindi a righe così blu e questo carta da zucchero. Questo è elasticizzato, questo scollo è elasticizzato, e gli ho pagato la bellezza di 5,99 euro. Costava prezzo pieno 19,99 euro, con tutti gli sconti siamo passati appunto a questo prezzo. E la variante è questa sorta di tessuto jeans a pois, fatto così sempre,
E niente, insomma, questo è un vestitino molto veloce per andare in spiaggia, per andare a fare la spesa, per 6 euro onestamente, visto che in spiaggia non ho mai cose particolarmente carine, cioè metto sempre dei vestitini, ma che magari appunto per un motivo o per un altro ho tolto dall'armadio ufficiale per farli diventare vestiti da spiaggia, ho detto questi sono carini, c'è il prezzo, li prendo e va bene così. Poi sono passata da H&M, ecco qua il mio bottino, e anche qui un bottino particolarmente comodo, ma di cui sono molto fiera, sia perché ho speso poco, sia perché sono capi carini e perché ci sono le taglie piccole. Allora, anche qui ho comprato delle cosine in pile per stare in casa. Il primo che vi faccio vedere è questo pantalone, un po' diciamo natalizio, ma a me non interessa assolutamente, con l'elastico in vita, di pile caldissimissimo, che starebbe anche bene con la felpa di Oysho, e questo l'ho pagato, costava 14,99 euro, ma mi pare di averlo pagato 7 euro, 6,99 euro, una cosa del genere. Qui è a vita alta, non mi sta particolarmente bene, ma per stare in casa a me va più che bene, insomma. L'importante è che sia caldo, sia carino, e la cosa che mi piace è anche il fatto che il fondo abbia l'elastico, così non ci pesto sopra, perché io nella maggior parte dei casi, come avete visto prima, devo accorciare i pantaloni e nelle tute anche no, quindi se c'è l'elastichino, da Dio. E poi un altro paio di pantaloni, sempre in pile. Questa volta sono rosa e sono loro fatti così, quindi semplicemente rosa con un numerino qua, ma tanto no, a me per stare in casa non interessa. Stessa vestibilità, quindi elastico sopra, elastico sotto. Questi sono costati 7 euro, quindi quelli forse 4, perché pensavo fossero tutti e due 7 euro, ma in cassa mi hanno detto che uno dei due costava 4, quindi ancora meglio. E niente, anche questo qui sta benissimo con la felpa di prima, con altre felpine che ho in casa, perché sì, tendenzialmente utilizzo anche quelle vecchie di Decathlon che vi avevo fatto vedere in un altro video, fucsia e grigie, quindi stanno benissimo. E poi quando ero in cassa ho preso queste calzine, 5 paia in questi bellissimi colori, quindi abbiamo grigio, panna, rosa antico, beigiolino e bordeaux. Questi sono nella taglia 36-38, se no c'era la 39-42 mi pare, ma portando io il 38 e il 39 non ho voluto avere delle calze troppo grandi, quindi ho preferito quella, insomma, della taglia più piccola. E questi qui costavano 7,99 euro. Tra l'altro stanno sempre bene con tutti gli acquisti che ho fatto. Niente, quindi come vedete ho fatto degli acquisti veramente molto basici, proprio pochi pezzi sono particolari, ma ve l'ho detto anche l'ultima volta che vi ho fatto un video haul di abbigliamento, cerco adesso di limitarmi, anche perché lo spazio nell'armadio adesso è da condividere, quindi non è che abbia tutto lo spazio del mondo. E poi perché ultimamente sono in vena di cose comode da stare in casa, coccolose, quindi niente, si vede dagli acquisti che ho fatto. Spero di avervi dato qualche spunto anche per chi come me è andato a fare shopping, insomma, per negozi all'ultimo. Quindi sa che ci sono ancora cose carine e un pochino di tutte le taglie, in realtà anche di taglie piccoline. E spero di avervi tenuto compagnia e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!